Il cane abbaia troppo? Attenzione, potrebbe essere reato. Questo è quanto è stato deciso dalla Corte di Cassazione, sentenza 5613 del 2017. Qual era il caso? Due cani troppo molesti e una padrona che da anni aveva problemi col vicinato che non riusciva a tenere abbastanza a bada le bestie. La donna si è difesa in vario modo nelle aule di tribunale sostenendo che non c'era prova che i cani fossero suoi. E invece erano proprio suoi. Testimoni su testimoni hanno raccontato durante le varie fasi del processo che erano proprio quei cani a continuare ad abbaiare, che non permettevano di riposare. Qual è il reato? Articolo 659 del codice penale, disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone. Ed effettivamente quei cani erano veramente molesti. La signora ha provato a difendersi nei vari gradi di giudizio sostenendo che c'erano altri cani, c'erano altre bestie che facevano rumore in quella zona. Invece erano proprio le sue, questo è stato dimostrato. E per quanto i cani possano essere liberi, possano essere autonomi e possano continuare ad abbaiare perché magari fanno la guardia, è compito del padrone riuscire a tenerli a bada, riuscire a placare in qualche modo il loro stato di agitazione, altrimenti può essere reato. Vi ricordo di continuare a seguire il nostro blog su studiolegalevadero.it, dove potete trovare anche un articolo di approfondimento di questa sentenza. Continuate a seguire anche la nostra pagina Facebook e il nostro account Twitter, e seguite anche il canale YouTube Marco Manzio del nostro regista. E ricordate, dove non c'è legge non c'è libertà.